Ciao, benvenuto a questo primo video di oggi. In questo video ti parlerò del concetto di politonalità e bimodalità. Allora, la politonalità è l'uso, te ne parlo con un esempio chiaro, l'accordo di Stravinsky, Igor Stravinsky, che si chiama l'accordo di Petrushka. Tuska è un'opera dove usa questo accordo per far entrare il personaggio di Petrushka, e il famoso accordo che usa è un accordo di, se presente, sovrapposizione di due accordi diversi, che sono praticamente l'accordo di Do e l'accordo di Fa, e sovrappone appunto due tonalità diverse, creando una forte dissonanza tra i due accordi, Do e Fa diesis, che hanno un intervallo tritonale, perché il Fa diesis è il quarto grado aumentato che crea dissonanza appunto del Do, e questi sono accordi che hanno avuto un colore molto dissonante, molto forte sul lato della dissonanza proprio. Mentre la bimodalità, la politonalità appunto è usare più di una tonalità simultaneamente insieme, mentre invece la bitonalità è quella di usare due voci di due tonalità differenti insieme, che è un altro principio, è diverso il discorso. Due compositori chiavi comunque sono proprio Charles Ives, non so come si dice Charles Ives, che è uno dei più compositori americani, diciamo, del secolo passato, che faceva questa cosa, e Igor Stravinsky proprio per Petrushka, dove usa la sovrapposizione, lo fa spesso, tra l'altro, lo fa nella consacrazione primavera, usa il principio della dissonanza, sovrapponendo due accordi, tonalità diverse. Ciao, al prossimo video!